Grande Fratello VIP, Cecilia Rodriguez si sente male in diretta. Cecilia Rodriguez si sente male al Grande Fratello VIP. Puntata molto intensa quella del Grande Fratello VIP in onda questa sera. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte hanno avuto l'atteso confronto ed è stato meglio di quanto si poteva pensare. Francesco Monte è entrato nella casa e ha subito avuto modo di incontrare e discutere con un Ignazio Moser visibilmente imbarazzato, tanto che non aveva il coraggio di guardare il rivale negli occhi. L'ex tronista di Uomini e Donne, calmo e freddo come una lama, ha saputo dimostrarsi per quello che è, un uomo in grado di discutere con tranquillità di fronte all'uomo che gli ha portato via l'amata. In seguito Cecilia è rientrata nella casa dalla stanza ovale in cui era e ha così avuto modo di incontrare il suo ormai ex fidanzato. Ha chiesto gentilmente al Grande Fratello di rimanere da sola con lui e il suo desiderio è stato avverato. Nel corso del loro lungo e sofferto addio Francesco le avrebbe sussurrato nell'orecchio una frase molto dura che ha scosso la ragazza. Quest'ultima è rimasta come pietrificata mentre il suo ex fidanzato lasciava la casa del Grande Fratello VIP. Subito dopo Cecilia Rodriguez si è sentita male in diretta, seduta sul divano, attorniata dal fratello Jeremias e da Ignazio Moser, ha detto chiaramente di non riuscire a respirare tanto che la conduttrice Ilaria Blasi si è preoccupata chiedendo loro di andare a tranquillizzarsi in un'altra stanza. Una scena che ha ricordato quella di Mercedes Enger all'Isola dei Famosi. Grande Fratello VIP, Cecilia Rodriguez sta male, mi manca l'aria. A Cecilia Rodriguez è mancata l'aria. Visibilmente scossa è stata invitata ad allontanarsi momentaneamente dal salotto insieme al suo inseparabile fratello Jeremias. Cecilia Rodriguez non sta bene al GF VIP e la causa è stata il confronto con Francesco Monte. Cecilia ha detto di non voler stare con Ignazio e per quest'ultimo si apre quindi una settimana molto dura dove dovrà capire molte cose e confrontarsi numerose volte con la bella argentina. Ilaria Blasi ha assicurato che Cecilia ora sta bene, tranquillizzando così tutto il pubblico in studio e da casa. Come ha spiegato Alfonso Signorini, Francesco Monte ha ancora un grande ascendente su Cecilia ed è per questo che è stata così male. Cosa farà ora Francesco Monte? Vivrà la sua vita da uomo libero come gli ha consigliato la sua ex fidanzata oppure, nonostante tutto, l'aspetterà?